Amici miei, se mi seguite qui su questo canale oppure ancora su G99, oppure ancora su Instagram, e se non lo fate, fatelo perché è molto molto importante, mi raccomando. Sapete molto bene, stavo per dirvi che effettivamente sono partito per un fine settimana a Milano per realizzazione di alcuni contenuti, avevo un brand alle spalle, quindi c'era comunque una certa organizzazione da parte mia, e poi anche per realizzazione di altri video, appuntamenti, cose lavorative. Che poi magari vedrete, ok. E sta di fatto che eh, diciamo questa cosa mi ha permesso, come ho detto poi nel primo vlog, di uscire un attimino. Dalla mia zona di comfort e capire un bel po' di cose. E tra queste cose, eh, diciamo, ci sono, si sono abbracciati con cui sono andati ad unire anche un po' di discorsi relativi alla produttività in viaggio, se così possiamo dire. Questo perché effettivamente io mi ero organizzato in un certo modo. Però, comunque, sai, non è una cosa che faccio spesso, qualche errore c'è stato e sicuramente va aggiustato un attimino il tiro su determinate cose. Quindi oggi volevo realizzare questa chiacchierata con voi per capire un po' di gadget app e darvi un po' di consigli su quello che ha funzionato e farvi capire poi dove è sbagliato e come. Potreste anche voi aggiustare il tiro, magari e magari realizzare qualcosa nei commenti relativo proprio a quest'ultimo argomento: produttività in viaggio. Allora, partiamo dai gadget: un discorso, secondo me, molto importante perché è vero che viaggiare leggeri e forse fa parte dei consigli è veramente fondamentale. Però, dall'altra parte almeno per quello che faccio io e per la maggior parte dei lavori che si fanno un attimino in viaggio, eccetera, eccetera. L'attrezzatura è fondamentale E in questo caso io vi consiglio di puntare sempre al top del top Io per esempio ho scelto una borsa portacavi molto economica Ok, quindi eh, che costa circa 11 euro Però è stato anche in un certo senso un rischio Perché se si fosse rotto una cosa del genere Dovevi mettere tutte quelle cose Oppure mentre sei in giro la aprire, Si spacca tutto e cade tutto per terra Quindi è stato un po' un rischio Però anche qui devo dire che sono rimasto soddisfatto Quindi ve la posso anche consigliare Però comunque lì in generale è lì il ragionamento Cercate di spendere... Il giusto per l'attrezzatura che poi vi serve perché è fondamentale e poi in viaggio non avete modi diciamo veloci per rimpiazzare determinate cose per quella che è la mia esperienza posso assolutamente consigliarvi appunto un SSD in questo caso fondamentale anche qui perché se siete in viaggio qualsiasi lavoro voi facciate che sia registrazione di video scatti di fotografie oppure che ne so lavori a pdf documenti eccetera cioè, eccetera fare un backup è fondamentale perché non si può mai sapere anche banalmente il backup di una fattura di una cosa, quindi avere un SSD a portata di mano è fondamentale. Vi consiglio di puntare a qualcosa di rugged quindi bello resistente. Vi lascerò qualche link in descrizione. Io ho portato questo di LICE dovrebbe chiamarsi così, e non mi ci sono trovato male. Peccato che ho dimenticato il cavo a casa. Vedete, qui è sempre l'importanza, no? Sapete, l'organizzazione 100%, e poi dimentichi sempre qualcosa. Ma comunque ho dimenticato il cavo, e qui mi è diciamo, andato subito a salvare il cavettino di Rolling Square, quello piccolino. Lo so sembra quasi una cosa banale che vi consiglio sempre Però ragazzi a me quel cavo spesso mi salva la vita L'ho preso, l'ho attaccato e io ho agganciato tutto Anche mentre magari utilizzavo l'altro cavo sempre di Ronisquel Per caricare che ne so l'iPhone oppure le cuffie banalmente Tutte queste cose qui Quindi avere un cavettino del genere un attimino coltellino svizzero pronto a tutto È fondamentale Quindi uno di questo prendetelo Perché vi può salvare sempre la vita in un certo senso Per il resto poi la macchina che utilizzo io per lavorare è il MacBook Lo specifico un MacBook Pro e lì sapete bene un attimo il discorso che ci ho fatto girare un po' intorno lato personalizzazione estetica per rendere un attimo più um, comodo lato diciamo uh, mobilità e quindi vi parlo banalmente del, um, del gadget sempre di non square ledge per attaccare l'iPhone che tra l'altro non ho utilizzato neanche tantissimo quindi quello potete anche evitarlo è una chicca tech che poi ho uh, selezionato e inserito ormai sul PC e che mi fa piacere sempre avere oppure l'adesivo che mi permette di agganciare uh, l'ab USB c oppure ancora l'SD per non avere cose che girano intorno, questo è veramente efficace e ve la consiglio di fare, magari sulla cover come ho fatto io, non sul MacBook, perché magari lo dovete rivendere, eccetera, eccetera, è sempre importante, ma la chicca delle chicche è stato il supportino dietro. Che non vi ho mostrato qui su questo canale, su, sul primo SIE, sì, ma questo supportino cosa fa? Vi permette di rialzare un attimino il PC per lavorare un attimino più comodi. Quindi veramente una chicca, tra l'altro super economica, 7 euro se avete un PC. Viaggiate spesso, comunque volete una soluzione un po' comoda per rialzarlo un attimino? Questa potrebbe essere veramente una favola. 7 euro e vi passa la paura, veramente una bomba soprattutto in giro quando non dovete portare cose pesanti eccetera eccetera voi la piegate, la mettete sulla superficie e il gioco è fatto, funziona abbastanza bene anche sulle gambe però su superfici piane, scrivanie eccetera eccetera va che un amore, detto questo chiudiamo il discorso dei gadget perché non voglio farvi un, un troppe pippe mentali per quanto riguarda il microfono e lo smartphone e la fotocamera perché quello è un discorso molto fuori, molto di nicchia se volete un video al riguardo fatemelo sapere che lo facciamo, tolto questo discorso però è il momento di parlare delle applicazioni Qui essenziale. Allora, partiamo dal fatto che ci sarà un video. Sono tornato a Notion perché il lavoro me l'ha richiesto proprio. Perché c'è una struttura dietro ultimamente che inizia a farsi sempre più grande e mai la notte con i blocchi è un dato problema, Vabbè, questo è un altro discorso, lo affronteremo comunque al centro. Io ci metto comunque Notion perché è stata l'applicazione che mi ha permesso poi di elaborare tutti i vari script, che mi ha permesso di realizzare i vari calendari editoriali, quindi con le scadenze, che mi ha permesso di mandare un attimo il tutto in maniera veloce alle aziende magari salvando in PDF con tutte le varie scadenze eccetera eccetera e che mi ha permesso un attimino di elaborare un attimino il tutto in modo, in modo veloce però questa è un'esigenza abbastanza personale notion la utilizzano in molti altri invece non la utilizzano ne parleremo come detto però quello che invece potreste utilizzare in tutti anche perché è gratuito è minimalist che cos'è? Beh, è un'applicazione per le to-do list che risulta essere molto comoda appunto per la sua, per il suo essere appunto minimal, è molto semplice è gratuita, è disponibile sia per Android che per iOS e cosa vi permette di fare? Avere delle to-do list. Ma la cosa figa, oltre alle personalizzazioni, è che è semplicissima da utilizzare e ha delle chicche che vi aiutano. Voi, per esempio, per aggiungere una, una, un task Fate uno swipe dall'alto verso il basso e potete scrivere e fare tutto quello che volete. Per eliminarlo, swipe da sinistra verso destra e per eliminare le cose che già avete fatto, scrollate e il gioco è fatto. Queste chicche per quanto possano essere scemenze, sono utili perché vi velocizzano un attimino il tutto. Poi l'interfaccia super semplice vi aiuta anche a interagire meglio con tutto quello che uh, vi circonda. Comunque quello che effettivamente poi dovete fare. E mi è, mi è servita ed è l'applicazione che in linea generale preferisco per quanto riguarda le to do list. Se mi seguite da tanto, lo so. Ce ne sono tantissime, ma che qui ne parleremo, però questa è stata l'applicazione che ho utilizzato. Come l'ho utilizzata? Beh, l'ho utilizzata per scrivere. Tutto quello che facevo e per, la, diciamo, tutta l'attrezzatura che poi ho portato con me Per quanto riguarda l'attrezzatura, fondamentale secondo me segnarsi tutto quello che si è portato In modo da fare un piccolo sguardo generale ogni volta che magari la si utilizza In modo da ehm, essere sicuri effettivamente di aver preso tutto e quindi di essere belli tranquilli anche nel ritorno Di avere sempre tutto a disposizione, come per esempio l'SD. Perché se quella la fate, la utilizzate, fate il backup e poi la dimenticate da qualche parte, sono cazzi consiglio magari prendetevi un airtag se avete un iphone o comunque un qualcosa che vi permette di tracciare magari sempre la borsa tra l'altro, sempre nei gadget, per quanto riguarda le borse, eh, state attenti o comunque spendete qualcosina in più, e prendete qualcosa di efficace, perché se siete in viaggio, lì dentro voi ci mettete il PC, la roba, quindi investite qualcosina e prendete qualcosa di utile. Non vi dico di prendere quella di P4 da 500 euro, però prendete qualcosa di, di buono. Detto questo, per quanto riguarda appunto l'attrezzatura, le, le io vi faccio un link eh, con tutto quello che ho comunque, una lista con tutto quello che poi porto con me, in modo da fare sempre un piccolo dare sempre un piccolo sguardo generale a tutto quello che poi ho portato con me e quindi essere sicuro anche al ritorno eccetera eccetera l'altra cosa che invece ho fatto è quella appunto di scrivere tutto quello che facevo durante la giornata questo perché realizzando io dei video lì avevo bisogno di una specie di schema eh, utile a avere sempre un po' tutto organizzato e in post a raggiungere in maniera veloce i file che ovviamente ho fatto dei backup specifici quindi giorno 1 giorno 2 eh, fine giorno 1 fine giorno 2 quindi mi sono concentrato anche nella sistemazione di questi ultimi poi questi ultimi sono stati messi anche su final cut in ordine cronologico quindi era anche un po diciamo aggiustato il tiro anche già in precedenza però comunque sta di fatto che avere una lista di tutto quello che si è fatto vi permette di capire se magari avete bisogno di una clip in più quindi ritornare indietro fare una clip e quindi vi aiuta proprio nell'organizzazione del contenuto nel, nel modo migliore quindi secondo me ci sta ed è importante questo magari va anche nei consigli scrivete praticamente tutto perché è fondamentale mentre per quanto riguarda le applicazioni quella più banale ma proprio quella più banale è l'app mappe è una cazzata però ve la metto comunque perché quella vi dà proprio la possibilità di diciamo effettuare tutti i passaggi da un luogo all'altro nel modo migliore e più comodo possibile perché se andate troppo a sentimento come abbiamo fatto anche noi all'inizio perdete per esempio ore per arrivare da una parte Comunque abbiamo appena capito che ieri ci abbiamo messo 6 ore per arrivare qua Adesso ci abbiamo messo 5 minuti Quindi abbiamo fatto stradine su stradine Nascoste vede? Quando bastava andare dritti Vedi? Utilizzare il non utilizzare il navigatore Utilizzare... Adesso però dobbiamo girare Continuiamo il nostro percorso Mettetevi con Maps e andate dove dovete andare perché è fondamentale e poi per il resto stop ragazzi tre applicazioni molto semplici io voglio darvi quelle che utilizzate quindi farvi capire la realtà dei fatti quindi mi fermo qui ho utilizzato anche un po' Trasno per quanto riguarda anche diciamo un'iniziale mappa concettuale di come affrontare l'argomento all'interno del video però vabbè l'ho utilizzata poco quindi non ve la inserisco totalmente ve la do in questo modo qui per quanto riguarda invece i consigli partiamo da quello forse più importante attenzione al peso della valigia. Questo è un, uno zaino fantastico comunque il problema è che l'ho caricato troppo tra panni, pantofole, scarpe, mutande, calzini. Pc, casse. C'è di tutto qua dentro. Quindi va bene, però erano tre giorni, non volevo portare tante valigie, tante cose, quindi ci sta. Però la prossima volta kit molto più leggero, ce la dobbiamo pensare un po' meglio perché sto morendo. Se voi viaggiate per un fine settimana, sicuramente o comunque magari, come me, non porterete con voi un trolley, andate tutto con eh, nello zaino, quindi zaino in spalla. Ebbene, se voi appesantite troppo quello lì, ragazzi, vi spaccate la schiena. Sono stato bloccato per tre giorni. Voi direte: ma perché che cosa ti sei portato? Beh, per esempio. Perché eh, ero abbastanza diciamo Inesperto in questo, in questo caso Ho portato tipo tre pantaloni E quattro maglie più una camicia Ok e questo già vi permette Di appesantire tutto Portatevi il minimo indispensabile E in questo caso se per esempio si sporca una maglia Ne avete tre perché state due o tre giorni Se proprio non riuscite a risolvere Sto facendo un esempio banale Vi andate a comprare qualcosina che ne so All'alcot che trovate lì ok Una cosa veloce però non appesantitevi troppo Perché veramente ragazzi vi distrugge e sono stato appunto bloccato per uh, due o tre giorni con la schiena perché mi faceva male di tutto e anche di più. Tralasciando poi le gambe, che camminando ci siamo spostati solo a piedi, è stato veramente un inferno pazzesco. L'altro consiglio, invece, fondamentale, che sono sicuro vi cambierà tutto, fidatevi, è quello di organizzarvi tutto. E eh, qui ci siamo, tutto a posto. Penso che questa sia una cosa banale se dovete lavorare, avere un'organizzazione alla base è utile e fondamentale, userei dire. Ma di mh, organizzare magari anche gli impegni, tutto quello che dovete fare, sovrastimando il tempo. Ragazzi, buongiorno. Diciamo che mi sono svegliato un pochettino tardi. A svegliare alle 8, sono le 8 e 50. Il problema è che proprio non l'ho sentita. Comunque non ha vibrato proprio il telefono. Mmm. In che senso? Se voi dovete andare ad un appuntamento alle 12 e banalmente vi dicono ma quanto può durare una mezz'oretta, voi impostate un'ora, un'ora e mezza perché non si può mai sapere. O fate tardi voi, o fa tardi il cliente, lui, che ne so, il riunione, il capo. Boh, non lo so, quello che volete. O fa tardi qualcun altro, voi non riuscite mai a gestire il tutto nel migliore dei modi. Quindi sovrastimate. Adesso, io vi ho fatto un ragionamento sugli appuntamenti, ma questo io lo riporterei praticamente su tutto: eh, banalmente, sul check-in, sull'aereo, che ultimamente è tutto, ma proprio tutto in ritardo. e, e Quindi, io sono stato fortunato, per, comunque, per esempio, al ritorno ho avuto 30 minuti di ritardo. Quindi, sovrastimate, sovrastimate tutto quello che dovete fare perché solo in questo modo riuscirete a trovare dei buchi per fare, magari, che ne so, una passeggiata o, o, o banalmente per risolvere un problema. Quindi, fate tardi. Fanno tardi voi avete quel tempo in più da dedicare comunque a quell'operazione, a quell'avvenimento, a quella cosa. Per finire poi ho altri due consigli, altre due dritte. Prendetela un po' come volete, ma comunque sono principalmente relativi a una questione un attimo mentale. La prima è o comunque il primo consiglio che voglio darvi è di non esagerare con gli appuntamenti e le cose da fare lì. Siete tre giorni, è vero, è importante magari riuscire a portare a casa il maggior numero di cose, però forse anche qui. Qualità meglio di quantità. Cercate di bilanciare il tutto anche in questo caso perché a volte presi dal, dal fatto che siamo lì, magari siete a Milano, ci sono appuntamenti, sono eventi, dico cacchio, voglio andare lì, voglio andare anche lì e poi non, finite per non fare nulla oppure per fare tutto e magari anche male. Quindi bilanciate un attimino la cosa. Mentre per finire, e anche qui proprio forse è la pippa mentale principale di tutti noi produttivi, siete in viaggio, le abitudini e la palestra, è questa è quella... Lasciate stare, cioè, non deve, come detto anche in un altro video, essere una gabbia, se no, so, cazzi, cioè, ci rimanete male, iniziate a farvi troppe pippe mentali, anche qui, quindi, state tranquilli, non riuscite a fare, che ne so, la colazione nel migliore dei modi, riuscite a eh, registrare il vostro, comunque stare nel vostro regime alimentare, riuscite ad allenarvi, e eh, vabbè, non fa niente, recupererete, ok? Quindi... Detto questo, è finito con questa piccola dritta, che per me è una dritta. Direi che per oggi è tutto. Per quanto riguarda gli sbagli, l'avete visti poi durante, la, durante diciamo, il video. E quello principale, forse, è che ho incastrato in questo caso un po' troppe cose. Che però alla fine troppe non erano. Il problema è che, essendo un attimino inesperto, per quanto riguarda appunto il viaggio, il gestore di video, eccetera, eccetera. Uh, mi sono fissato troppo nel voler fare, nel voler dare, nel voler registrare troppo. Ok, questo è stato forse lo sbaglio più grande. Però, alla fine sono riuscito comunque a rigirare un po' la frittata, stesso in viaggio, stesso da lì. Infatti, per esempio, ho uh, finito per la sera di sera di non mettermi lì a editare magari facevo il backup e poi dormivo perché, per esempio, il primo giorno è andato a finire male. Ho finito tardi di lavorare, iniziare a registrare, eccetera, eccetera, e poi mi sono svegliato tardissimo e lì abbiamo perso anche tempo per cui sono sovrastimato perché è importante. Detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Perché comunque è molto molto importante, secondo me. Ci c'è una bella chiacchierata e nulla. Un bacione un abbraccio da giù. È tutto, ciao a tutti.